La moglie di Manfredini, sì, per dirla chiara, sì, è un puttano. La moglie di Manfredini, a parte quando l'ha sposata, guarda, l'ha portata in questo palazzo nostro, ma una donna brutta, 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 che io mi sono permessa, dico, quando l'ho visto da solo sulle scale, ho detto, scusa, sta Manfredini, dico, ma è tua moglie o hai truccato il cazzo? Col tempo non solo è diventata più brutta, ma è diventata pure più gobba, più bassa. È talmente bassa che pare che se lava i denti in del bidet. E poi cucina sempre il fritto. Sempre e c'è fritto. Una cosa, dai, diciamoci la verità, quanti di noi anche in questo teatro abitiamo in un condominio e quanto quegli odori, quei lezzi veramente di fritto, d'arrosto per le scale, quanto stanno brutto, mamma no? Mamma mia, questa fa quel fritto a colazione, fa il fritto a pranzo, fa il fritto a cena. Ma te pare giusto che io ho le mutande che me sa dei calamari? La famiglia Manfredini adesso sì, perché lui, Manfredini, l'amministratore del condominio, che te piasse un colpo, diciamo, ha perso lavoro, cioè ha perso lavoro, è un cassa disintegrato attualmente, diciamo. Certo, però la moglie lo aiuta nel menage domestico e anche economico, familiare, perché... Perché è la Tirchia, è risparmiosa e parsimoniosa anche lei, no? Lì è risparmiosa un bel po', te pensa che lì risparmia pure sul sapone intimo. Ah sì? Lì non se la lava con sapone e detergente intimo di questi di farmacia normali. Lì è per risparmiarsi la lava con lo svelto, il sapone piatto. Ma lei come fa a sapere queste cose? Questa è una cosa un po' intima, mi permetta, è un ma io l'ho capito, mica su scema. Ma da cosa l'ha capito? Quando scusi, cammina fa le bolle, così a fare le bolle. Scusa, Ma lui è contento? Il marito, il signor Umberto Manfredini, è contento? Ma cosa è contento lui? Adesso lì, siccome lui non la cerca più perché è in forte crisi, Liade ha cambiato detergente intimo. Sì, è passata a cosa? Perché lui non se la calcola più. Sì. Dallo svelto è passato nel sempiatti perché dice che così la vuol lavare lui. Ma lui, per dirtela chiara, preferisce lavare l'opelastra giù il garage.